primo comune del 2020, come vi avevamo promesso, è ritornato il nostro viaggio. Abbiamo dovuto aspettare un pochettino fra tutti questi colori, zone gialle, verde, bianche, nere, non si capiva niente. Noi avremmo potuto, come ben sapete, viaggiare lo stesso, ma abbiamo preferito aspettare e adesso siamo di nuovo in viaggio con appunto il primo comune del 2020 e sarà Murri. E allora amici, prima di andare a conoscere il primo cittadino, diamo prima la linea al prof. Andrea Mura, che sicuramente avrà scoperto cose molto interessanti e carine su questo splendido paese. Allora Gennaro, buongiorno viaggiatori, saluti da parte di Andrea Mura, oggi siete in viaggio per Murri, un paese nella provincia del sud Sardegna, della subregione storica del Sarcidano, un paese ricco di storia, di tradizioni e di cultura sarda, il cui nome, Murri, deriva dalla nostra lingua madre, il sardo, la cui origine dell'abitato la si fa corrispondere alla presenza di un nuraghe, la cui presenza dell'uomo la si fa risalire a tempi remoti. La presenza dell'uomo infatti risale al periodo del Neolitico, successivamente alla presenza dei grandi costruttori di nuraghi. È stata amministrata dai punici, successivamente dai romani, fino al 1258 fu amministrata dal giudicato di Cagliari, il più grande degli stati autonomi e sovrani del Medioevo sardo, un paese, come ho detto, ricco di storia. Infatti dal 1258 fino al 1324 fu amministrata dagli aragonesi, che posero fine i Sabaudi nel 1839, l'infausta esperienza iniziata dagli aragonesi nel 1839 con la conclusione del feudalesimo, con la costituzione di un sindaco e di una giunta comunale. Con questo vi saluto, ciao Gennaro, al prossimo paese. Ringraziamo ovviamente Andrea Mura, sempre preciso, puntuale, soprattutto un grande amante di questi paesi della Sardegna. Ma a questo punto, amici, allacciate le cinture di sicurezza perché andiamo a conoscere il primo cittadino. Venite con me. Per la strada, per la strada, per la strada. E allora amici, eccoci qua. Ecco il municipio di Murri e andiamo immediatamente a conoscere il primo cittadino, Antonello Azzeni. Venite con me. Buongiorno signor sindaco, finalmente siamo arrivati a Murri. Benvenuto a Murri. Grazie signor sindaco, non vediamo la sua presenza. Grazie, non vediamo l'ora di conoscere questo splendido paese. Però caro signor sindaco, prima di fare questo, a parte che ci sono 4 gradi qua oggi, giusto? Come si dice, noi teniamo vivi e freschi, si chiamano, a caso siamo una popolazione longeva, quindi ci teniamo ben freschi. Allora, prima di fare questo, di andare appunto a conoscere il paese, vorremmo conoscere il vostro gonfalone. Allora, per illustrare bene il nostro gonfalone, ci richiamo adesso nella sala consigliare, in cui possiamo tranquillamente descriverlo in maniera puntuale e precisa. Beh, ci accomodiamo magari. Ci faccia strada, signor sindaco. Ed eccoci in questa bellissima aula consigliare. Signor sindaco, complimenti, tra l'altro è un bellissimo gonfalone, ce lo può spiegare? Assolutamente sì, lo riassumo diciamo in 3 elementi principali, che è l'agnello d'argento, le spighe e la cornucopia. L'agnello, che comunque è simbolo praticamente del nostro territorio, essendo un territorio a prevalenza agropastorale, quindi l'agnello diciamo è un nostro elemento che traina l'economia. Le spighe altrettanto, perché comunque sia questo territorio era il granaio di Roma e quindi anche segno di attivismo, di prosperità e di benessere. Come la stessa cosa, quindi va in sintonia la cornucopia, che è il segno di buon auspicio, di prosperità e di buon augurio. Ecco, quindi questi 3 elementi che trainano il simbolo praticamente è il gonfalone di Murri. Bellissimo, visto che
in maniera molto decisa e ferma. Avete messo un cartello proprio qui. Come si dice, cadiamo proprio a fagiolo, in quanto, ripeto, in questi giorni abbiamo ricevuto una notizia sicuramente non molto confortante per noi e per tutta la Sardegna, in quanto praticamente Nuri è stato individuato come sito di scorie nucleari, che naturalmente ribadiamo in tutte le forme, in tutti i modi, il no secco. Ci sarà un no secco e credo che non sarete gli unici. Allora, noi adesso ci spostiamo, signor Sindaco, perché andremo all'ufficio anagrafe, va bene? Prego. Ci fa strada lei? Assolutamente. Andiamo. Messo l'ufficio anagrafe, signora Rita, buongiorno. Salve, come va? Tutto bene? Tutto bene, sì, grazie. Senta, signora Rita, anche per lei abbiamo una domanda da 100 milioni di dollari. Magari ci fossero tutti questi soldi. Allora, quanti abitanti aveva al 31-12 del 2010 Nurri? Allora, 2.299 abitanti. 1.299. E quanti al 31-12 del 2020? Perché adesso possiamo dirlo, perché 2020 è finito. Quindi... Sì, attuali sono 2.078. 2.078, quindi abbiamo perso... Perso notevolmente, abbiamo perso la bellezza di 221 unità. 221 unità, però state resistendo bene, quindi questo è un fatto molto importante. Sta resistendo un po' grazie alle nascite. Sì. Rita, è importante, meno male, meno male. Che a differenza degli altri paesi limitrofi ci sono qui a Nuri più nascite. Sì. Questa è una cosa positiva. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Andiamo, arrivederci. Viaggio. Allora, signor Sindaco, dove siamo e con chi siamo? Ecco, siamo all'interno della chiesa parrocchiale di Nuri, dedicata a San Michele Arcangelo. Abbiamo qui a fianco il nostro parroco, che è Don Fabrizio De Ida. Oh, buongiorno Don Fabrizio. Buongiorno. Allora, non vediamo l'ora che lei ci racconti, certo brevemente, però qualche informazione su questa bellissima chiesa. Siamo nella parrocchiale di San Michele Arcangelo. Una chiesa del 1800, all'inizio dell'Ottocento fu distrutta la chiesa aragonese e fu ricostruita questa chiesa. E le linee ottocentesche, simili alla chiesa di San Michele nel rione di Stampaccio, infatti il primo progetto fu curato dagli stessi gesuiti che qui nel paese ebbero un collegio di formazione. La cura della comunità parrocchiale ci ha consentito quest'anno, per esempio, di restaurare l'antico simulacro del 1700 del santo patrono San Michele. Possiamo vederlo? Sì, sta proprio lì nella cappella laterale. È una delle particolarità della parrocchiale di Nuri che il patrono sta in uno degli altari laterali e non nell'altare maggiore. Bene, Don Fabrizio, la ringraziamo, è stato bravissimo. Grazie. Noi ci fermiamo un istante, c'è la pubblicità, non cambiate canale. Adesso ci troviamo in località Pizzo Tuvudu, naturalmente alla vicinanza del lago Flumendosa, un lago navigabile in cui possiamo praticamente fare attività sportive di diverso tipo, da canoa, canottaggio, pesca sportiva, wakeboard e altri sport acquatici, che comunque sia sono di livello anche alto, perché comunque sia questo lago si presta a fare tutte queste attività. Non a caso sono state fatte anche delle gare a livello nazionale, addirittura è stato utilizzato questo lago per fare gli allenamenti da parte della nazionale olimpica tedesca. Pensate voi, amici da casa, veramente un paradiso terrestre, una cartolina. Guardate che spettacolo, ma non ho capito, signor Sindaco, mi porta qua, io vedo questo lago, poi vedo il battello, eccetera. La prima cosa che mi risponde è: ma io non posso salire sul battello.
Ma Gennaro, secondo te ti porto qui e non ti faccio visitare il battello? Vai, Gio. Ma visitare non solo, andiamo sopra il battello e possiamo farci una gita sopra il battello e poter circunnavigare praticamente il lago Flumendosa. Amici, non vediamo l'ora, andiamo sul battello, sei contento, Jonathan? Ma tu sai nuotare? Io non a cavallo, se rimane a galla siamo a cavallo, andiamo. Amici, siete pronti a stropicciarvi gli occhi? Signor Sindaco, dove siamo e con chi siamo? Come promesso, siamo a bordo del battello. Battello che è di proprietà di Sandro Bandino, di Sardegna Navigazione, sopra il lago Flumendosa. Allora, buongiorno Sandro. Buongiorno Gennaro, benvenuti a bordo. Grazie, ma è una cosa meravigliosa. Quante volte io ho detto agli amici che sono a casa, girate la Sardegna perché ne vale la pena, è un paradiso terrestre. Io sono contento di vedere nella tua faccia la gioia che proviamo tutti i giorni di vedere un panorama del genere. Sono contento che lo fai conoscere a tutti i tuoi telespettatori. Ma allora Sandro, adesso andiamo in cabina così ci spostiamo un pochino? Certo, ti farò l'onore di farti pilotare anche l'imbarcazione, se sei d'accordo. Non ci posso credere che guido il battello, ma ti rendi conto, Jonathan? Rimani a terra tu che è meglio, va. E allora amici, come promesso, vi ho detto stropicciatevi gli occhi, benvenuti, welcome in paradiso, guardate che meraviglia, benvenuti in paradiso. Quante volte io ho continuato a dirvelo in tutte le trasmissioni che ho fatto, vi ho detto la Sardegna è un paradiso, va visitata, mo speriamo che finisce, vero Sandra, più presto questi colori gialli, arancioni, verde, blu, bianco e si possa tornare alla normalità. Sì, stiamo aspettando il via libera della regione per riniziare la nostra campagna che è prevalentemente primaverile, estiva e autunnale, ma nulla proibisce di poter fare le escursioni anche durante l'inverno perché il lago ha la sua bellezza con tutte le condizioni climatiche. Oggi è una giornata piovosa, però abbiamo più che un ambiente sardo, sembriamo di essere in Inghilterra o in Scozia, perché sembriamo proprio fuori dalla Sardegna, ma vi garantisco che siamo in Sardegna, non siamo da altre parti. Guardate amici da casa, guardate queste immagini, sono veramente bellissime. Vi posso dire che davvero viene quella sensazione nell'osservare questi posti incantevoli di essere in un altro mondo. Invece quell'altro mondo si chiama Sardegna, pensate un po' voi. Questi sono i fiord sardi. Bravo signor Sindaco, difendiamo il nostro territorio e soprattutto difendiamo anche le parole date, vero comandante? Ci mancherebbe altro, ti ho promesso che ti avrei fatto pilotare le imbarcazioni perché le imbarcazioni si pilotano come gli aerei e come le non sono dei pullman dove si guida, ma si pilota l'imbarcazione. Quante persone ci vanno a bordo? Allora, questa, anche se piccola, è una nave trasporto passeggeri omologata per 172 persone, adesso in periodo di Covid stiamo limitando al 50%, ma state tranquilli che c'è la più ampia disposizione di posti e manteniamo tutte le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente. Bene, allora amici, prego Gennaro. Aspetta, ma io mi devo riprendere, che stiamo scherzando, che io guido un battello per la prima volta in vita mia e io poi non mi riprendo, ma non esiste, aspetti che facciamo una ripresa, ecco qua. Jonathan, mi sto per riprendere da solo? No, così non ci riesco. Ti riprendo io, troppo ti posso riprendere? Sì, forse è il caso. Ecco. Ci sono? Sì che ci sei. Allora, sono un po' emozionato. Ma scusatemi, che devo fare quello? Allora, ti faccio una piccola lezione. Allora, sì. Naturalmente questo è la ruota del timone. Se vai sulla destra il battello va sulla destra, se vai sulla sinistra il battello va sulla sinistra. Questo strumento che c'è di fronte a te è l'indicatore del timone, se sullo zero il timone è dritto, se va sul verde o sul rosso stiamo andando o a destra o a sinistra. Okay. Sto andando bene per il momento. No, tutte queste manovoline qua. No, quello ci gioco soltanto io, tu non devi giocare con quello, tu devi giocare solo con la ruota. Come diciamo noi in inglese, non allarghi. No, mi stavo già esaltando. Vabbè, io basta che sto sullo zero, ma anche se vado a finire contro le rocce, sempre sullo zero devo stare. Prendere il cognome, te l'ho detto prima, ma non... No, non ripetiamo, vabbè. Comandante, per me è un onore, riprenda lei i comandi, prego.
Hai già fatto? Sì, sì. Sei accontentato? No, ma io posso andare anche così, scusa. No, adesso entriamo in mezzo a questo. Ah, allora devo girare dall'altra parte. Al limite, se vedi che si restringe troppo. Io mi sto già mettendo paura, pensa un po'. No, no, tu fai conto che sei su una bicicletta, poi Ma a me mi pare che mi sto avvicinando troppo. Troppo. Non preoccupatevi. No, no, sono già un po' preoccupato. Vabbè, però sto andando abbastanza bene. L'unico problema del tubo è che anche al comandante ci servono le lenti degli occhiali, sì. Perciò abbiamo problemi. Comandante, comandante, prenda il comando per favore. Oh, però sta andando bene. Sì, Genna. Vero? Siamo quasi a posto. Adesso, grazie, comandante. Rimettiamo il timone a posto. Che va, troppo bello, una sensazione bellissima. Troppo bello. Ma adesso facciamo un po' parlare le immagini, vero Jonathan? Allora Gennaro, io posso dirti soltanto una cosa, che come descrivere? Siamo in Sardegna, l'ho detto prima, siamo in un territorio splendido dove da ormai 20 anni è nato un consorzio turistico di cui noi ci onoriamo di far parte, che permette alle persone che vengono a visitare quest'angolo di Sardegna di poter fare tante cose nel territorio dal punto di vista naturalistico, gastronomico o archeologico, perché abbiamo, oltre al Battello, mi permetto di dire che abbiamo vari siti archeologici, tante per nominare qualcuno: Santa Vittoria a Serri, Nora del Rubio a Orroli, Pranomutei Dragoni, ma ce ne sono tanti altri. Abbiamo le grotte a Sadale, di Sgianas, abbiamo il Museo del Rame del Tessuto a Isili, ci sono tutta una serie di siti che mi scuso con tutti quelli che non nomino, ma sono veramente tanti. No, ma ti fa onore, scusami, che già stai nominando tutti gli altri, questo già è una cosa importante, che non c'è invidia, gelosia, no, ma al contrario. No, le persone vengono in un territorio se ci sono dei servizi, se non ci sono dei servizi è inutile che andiamo a pubblicizzare. Il fatto che ci sono i servizi, uno fa una cosa ma viene a conoscenza anche di tutto quello che si può fare nella zona, perciò ritornerà per fare anche delle altre giornate, non solo il Battello o non solo un sito archeologico. Guardate là, amici. Abbiamo ragazzi, proprio le nuvolette scozzesi oggi in mezzo alle montagne. Stiamo adentrando adesso dentro un'insenatura di Bettilli, è un'insenatura del fiume Endosa, è lunga 2,5 km, ma noi faremo un piccolo giro. Spero che ci siano, sì, spero che ci siano le cascate di Trinquedazzo, scusate ma il nome è quello, non so cosa vuol dire, ma si chiamano Trinquedazzo. Sindaco. Allora, Trinquedazzo sarebbe praticamente una galappata un pochettino più corta, a trincheggio praticamente, significa praticamente un galoppo praticamente corto. Ecco. C'è sempre da imparare, siccome Nurri è un paese famoso anche per i fantini, perché sicuramente avrei detto il sindaco, no? Che noi qui a Nurri abbiamo Titia, che è il fantino che ha vinto il palio tanti. Ha vinto già 6 pali ed è una. Il 19 ha fatto il cappotto. Complimenti allora a lui. E poi non solo lui, ma abbiamo anche Andrea Zeni, che è ingaggiato dagli Emirati Arabi e sarà il futuro sostituto di Franchi Dettori. Bene, adesso speriamo di trovare quello che avete detto voi. Ci fermiamo un istante, c'è la pubblicità. Signor Sindaco, che ha ben pensato di portarci qua per far conoscere a tutti quanti quanto è bella la Sardegna e quante volte non ci stancheremo mai di dirlo, vero signor Sindaco? Assolutamente sì. Venire a Nurri, venire nel territorio sarà sicuramente un'occasione per fare un bel connubio dove il verde incontra l'azzurro, dove il territorio incontra il paesaggio, l'ambiente, la gastronomia e tanto, tanto di più. Ecco, noi ringraziamo Sandro che giustamente dice finché siamo in zona gialla come funziona. Allora Gennaro, ti posso garantire che noi in zona gialla effettuiamo tranquillamente le escursioni perché rispettiamo tutti i parametri, perciò appena ci danno il via libera per la zona gialla la domenica noi rinizieremo a fare le escursioni e saremo lieti di accogliervi nel territorio come vi ha annunciato il nostro caro sindaco. Bene, allora quando sarà possibile che tutti possiamo tornare a spostarci liberamente, a rivivere, chiamiamo le zone celesti, perché manco bianca mi piace, chiamiamo le zone azzurre, si possa ritornare a godere di questi spettacoli straordinari che la Sardegna ci regala. Signor Sindaco, io la ringrazio. Grazie a voi per essere stati qui presenti, per essere stati noi ospiti e mi auguro che verrete in tempi futuri con la tranquillità e la serenità che i colori ci abbandoneranno dal punto di vista Covid. Esatto. Grazie Sandro di averci ospitato in questo meraviglioso Battello e di averci regalato queste immagini veramente
incantevoli. Grazie a voi di essere venuti a trovarci. Vi invito a ritornare con queste condizioni a meteo, così magari fate delle riprese anche con il sole, così almeno abbiamo un panorama completo di quello che potete vedere in zona. E con questo è il nostro appuntamento, cosa resta da dire? Viva, viva Nurri, viva la Sardegna, speriamo bene, incrociamo le dita. Prima o poi, come ho sempre detto, passerà. Ci vediamo, arrivederci al prossimo comune. Arrivederci. Mascherina, Giulia.